L'Italia punta ad avere un accesso autonomo allo spazio, cioè ad essere indipendente quando si tratta di mandare in orbita nuovi satelliti. La novità? Per il lancio di quelli più piccoli si potranno utilizzare i mezzi dell'aeronautica militare, che sta imbastendo una grande rete per mettere a sistema enti di ricerca, università e industria. È già in corso uno studio di fattibilità per il cosiddetto aviolancio. Sono al vaglio capacità, competenze e costi, e il primo test potrebbe vedere la luce da qui a 2 anni. L'idea è quella di usare i caccia Typhoon come lanciatori per mettere in orbita a circa 250 km di altezza dei satelliti destinati principalmente all'osservazione della Terra, quindi al controllo del territorio, sia in termini di difesa che di monitoraggio in caso di emergenza. Ne abbiamo parlato con il colonnello Aniello Violetti, vice capo dell'Ufficio Generale per lo Spazio dell'Aeronautica Militare. Di recente l'aeronautica ha mostrato interesse nei confronti del settore dell'aviolancio di piccoli satelliti. Ci può spiegare di cosa si tratta? Cos'è l'aviolancio? Sì, allora aviolancio, quando parliamo di aviolancio parliamo, come dicevi tu appunto, di una capacità dell'aeronautica di poter lanciare piccoli satelliti, parliamo di mini e micro satelliti, utilizzando quelli che sono dei velivoli stessi dell'aeronautica militare. Quindi quello che stiamo cercando di fare è di mettere a sistema per il paese i nostri velivoli e quindi le nostre competenze per poter in qualche modo dare alla nazione una capacità di mettere in orbita, quasi come un lead service provider, i piccoli satelliti per garantire quello che è il controllo dello spazio aereo, ma non solo, ma anche la sorveglianza del territorio, eventualmente attività di crisis management in real time. Quindi, se ho capito bene, si potrebbe avere anche la possibilità tramite questi piccoli satelliti di intervenire per missioni di soccorso, dico bene? Sì, possiamo intervenire in missioni di soccorso, anzi, forse la novità è proprio quella. Ora, diciamo che è un approccio completamente diverso dal passato. Quello che stiamo cercando di fare è mettere a sistema tutti gli enti di ricerca nazionali, tutte le piccole e medie imprese, per realizzare una capacità, come dicevo prima, nazionale. Perché questo? Perché al momento non abbiamo un sistema che possa prevedere noi parliamo tecnicamente di reaction time, ossia una capacità di poter intervenire in tempi brevi per risolvere situazioni di emergenza. Una simile capacità potrebbe in qualche modo dare la possibilità al paese di poter intervenire in tempi veramente rapidi e quindi garantire, quando parlo di rapidi parlo anche di qualche giorno o massimo una settimana dall'insorgenza dell'evento, e quindi garantire quella capacità di sorveglianza, come dicevamo prima, in caso di necessità. La squadra che lavora al progetto, capitanata dall'Aeronautica Militare, conta il ruolo importante del CNR, ma anche del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali e dell'Agenzia Spaziale Italiana. Tra le industrie figurano Leonardo, Avio e Thales Alenia Space. Tutti già al lavoro. Di che tempi parliamo? Per la realizzazione, per l'avvio insomma di questo tipo di progetto? Allora, al momento noi abbiamo lanciato una manifestazione di interesse e dalla manifestazione di interesse hanno partecipato ben 25 piccole e medie imprese, centri di ricerca, università. E è già in corso uno studio di fattibilità a seguito della manifestazione di interesse, coinvolgendo tutti gli attori che appunto hanno partecipato. La scadenza dello studio di fattibilità è prevista per dicembre del 2019, con un inizio delle attività di realizzazione dei primi prototipi già dal 2020. Realisticamente potremmo pensare un primo lancio, comunque una prima prova, un primo test dal 2020-2021. L'analisi, lo studio di fattibilità lo fa l'aeronautica? La studio di fattibilità è congiunto, con aeronautica ovviamente lì è alla leadership insieme al CNR per la parte quindi di ricerca, ma è uno studio di fattibilità congiunto. Qual è l'obiettivo principale dello studio di fattibilità? È quello di individuare quelli che sono i costi effettivi dell'impresa e le capacità e quello che si può realizzare realmente, anche perché prima di procedere agli investimenti grossi e quindi procedere allo sviluppo vero e proprio vogliamo vederci chiaro e capire esattamente cosa si può fare e qual è il business plan, quindi con quanti soldi associati.
L'alleanza tra Forza Armata, enti di ricerca e industria è guidata dalla stella dell'innovazione, con l'obiettivo di rendere l'Italia competitiva con un approccio nuovo, con cui altri paesi stanno già lavorando. Superata la diffidenza iniziale, è arrivato il momento di fare squadra anche per la nostra penisola.